L'appuntamento è fissato a settembre. In quell'occasione l'Expo di Milano metterà insieme storie, idee, proposte, tutte al femminile, per rendere il paese più forte, soprattutto nell'ambito sociale. 50 i temi che coinvolgeranno ogni protagonista dell'importante vetrina del food. Così Pescara istituisce il primo tavolo di confronto sul tema del Made in Woman, Made in Italy. Donne, imprenditrici, madri, mogli, tutte concordi nel chiarire subito un punto. Oggi noi cerchiamo di concentrarci sul valore della donna, ma in quanto persona umana, della donna che comunque cresce, lavora, interagisce con l'universo, quindi anche quello appunto dell'uomo. Quindi noi dobbiamo cercare di fare un salto verso la conciliazione, quindi verso un cammino che vede la donna accanto all'uomo, quindi in un discorso di parità, quindi di diritti e di doveri. E questo per noi è fondamentale. Pensare in un'epoca di globalizzazione all'isolamento, che invece attanaglia tante vite, tante fragilità, e soprattutto il bisogno e la possibilità di creare una rete capace di sostenere e offrire una merce rara, il tempo, fatta di competenze e abilità che forse vengono trascurate, sottovalutate in virtù dell'innovazione e della corsa all'oro. La banca del tempo è solo uno degli abstract in preparazione a Pescara. Allora, noi dobbiamo cercare di far andare lontana la nostra voce, perché non dobbiamo essere chiusi appunto nel nostro piccolo mondo, perché noi siamo cittadine del mondo, quindi non siamo cittadine pescaresi, abruzzesi, noi dobbiamo sentirci cittadine del mondo e di poter insieme appunto cambiare il mondo, perché io penso che quando si crede in se stessi e quindi ciò che si fa, si ha la capacità di trasmettere questa positività anche agli altri, e quindi questi momenti devono essere momenti di crescita, ma di crescita che facciamo insieme.